Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben arrivati. Ci siamo, togliamo il disclaimer, via. Dove sono? Non riesco più a toglierlo. Eccolo qui, l'ho tolto. Benissimo, un attimino che sistemo il pannello perché non l'ho ancora sistemato. Un attimo che non vi vedo nemmeno, quindi anche se mi scrivete non vi vedo, mi date comunque già l'ok, che così io controllo tutto. Allora, un attimino qui Ciao, ben arrivato anche a te. Allora, benissimo, ciao. Oggi mi dai del super? Benissimo, tutto su. Perfetto. Allora, sono in webinar, ragazzi, non blocco più Skype perché me lo dimentico dopo. È 3 giorni che sono rosso, ma non lo faccio apposta, me lo dimentico. Sono in webinar. Dopo. Ok. Dopo faccio. Ok, allora, un attimino solo che vediamo ieri cos'è successo ieri. Cos'è successo ieri? Ragazzi, cos'è successo ieri? Avete visto la stellina come poi alla fine è andata a toccare il pivot? Che cosa, perché? Perché lo ha fatto? Perché è andata a toccare il pivot? Allora, è andata a toccare il pivot per motivi che noi abbiamo già chiarito ieri durante il webinar. Un attimino che non riesco, ecco qui. Allora, ok. Allora, un attimino, sterlina dollaro. Qui c'è il pivot. Adesso io qui non ho inserito il pivot su una 23,5, no. 1,38 e 47, ok? Oh, vi ricordate? Mettiamola così posso toccare. Vi ricordate il pivot dov'era? 1, quello qui cerchiamo, 1,38 e 46. Io ho messo il take profit a 1,38 e 48. Ve lo ricordate? Bene, allora se ve lo ricordate mi fa piacere. Take profit, io non c'ero ieri, vi ho detto devo andare a prendere mia figlia, quindi non ci sono. Vedete qui una zona di pullback, poteva scendere ancora. Qui c'era una posizione che ho chiuso in perdita, però ne ho guadagnate con le altre tre. Questo rapporta che adesso vi faccio vedere anche quello che non mi fanno vedere gli altri, ve lo faccio vedere io. Allora, oggi non ho ancora fatto trading perché, ripeto, ho mia figlia qui, non la piccolina, ma la quindicenne, che è qui tutta la settimana fino al lunedì prossimo. Quindi questa settimana dedico un po', andrò al mare, andrò da qualche parte. Andiamo. Allora, però, rapporto di questa settimana, ultima settimana. Quindi andiamo a vedere che cosa è successo questa settimana. Oggi è giovedì, lunedì, martedì, mercoledì e oggi non ho ancora fatto niente. 6.000, togli le commissioni che ne pago tanto, ma preferisco così. 5.600 euro. Vedete il take profit di ieri? 30, 38 e 48 più il take profit anche dell'euro-dollaro che avevamo inserito nel webinar di ieri. Abbiamo inserito i take profit e li ha presi tutti. Poi ho fatto qualcosina poi la sera nella notizia, mi sono beccato a fare altri 200, 500, 700 euro durante la notizia. Ok? Ma cose che di solitamente non faccio. Ok? Abbiamo questo. Per andare a vedere soltanto quello di ieri, guarda, facciamo così. Oggi no. Ieri cos'era? Il 28, mercoledì. 28 e 29, tanto oggi non ho fatto trading. Quello che ho fatto ieri era questo, 2220 euro. Ok? In un conticino adesso vi faccio vedere perché tanti dicono: ah, ma qua tu c'hai un conto da 50.000, 100.000 per quello che fai tutti questi soldi qua. No, sono sempre queste. Io le chiamo male lingue, le malalingue, perché fanno queste cose qua. Scusatemi la vocina sempre, no? Però immaginate che leggo su Skype oppure un messaggio sulle mail, bravi tutti così quando c'è un conto da 50.000. Ragazzi, questo conto qui è un conto da 10.000. Adesso è 10.000. Quando sono partito la settimana era 4.000 qualcosa, perché logicamente ho
ritirato. Non so se mi sentite perché non vedo più i messaggi. Qualcuno mi scriva ciao ciao. Sì, sente, ok. Quindi non è che grazie. Ok, non è che abbia un conto, questi conti pubblici non sono conti grandissimi, preferisco così. Conti grandi li trado anche in ripetizione oppure con le operazioni che le metto e le lascio ferme anche per una settimana e li tiro 5, 6, 7, 8 mila euro in un'operazione sola, ma queste sono altre cose. Quando faccio live trading come nel webinar non uso conti grandi, a meno che non decida che questo conto qui, che è partito da 2, 3 mila euro, ma deve arrivare a 100 mila. Allora lo faccio, lascio 10 mila, adesso. Aspetto perché non faccio mai accavallare i ritiri. Aspetto che mi arriva il ritiro che ho fatto ieri. Oggi arriverà. Appena faccio, svuoto anche questo conto, ne tolgo altri 2-3 mila. Faccio sempre così. D'ora in poi faccio sempre. Ultimamente faccio sempre così. Svuoto sempre. Questo è il trading, ma non lo lascio a correre. Non voglio fare tanto. Quindi avete visto, è un conticino da 10 mila. Bene, questo è un conto. Ieri ho fatto una performance anche su un altro conto, che è questo. Quindi ne ho due conti pubblici, due webinar diversi, ultima settimana, oggi non ho ancora fatto niente, ultima settimana. Questa è la performance di questa settimana su questo altro conto, che anche questo conto qui non ha i milioni sopra, 6.000 euro, non ha i milioni sopra, capite? Non, questo, se magari qualcuno vede il video dice, ah cavolo, ma allora sì, è possibile perché sono 20 anni che faccio trading e ne ho persi tanti di soldi all'inizio. Quanto ho fatto ieri, anche qui, ieri, stessa operatività. Per quello, ritorniamo a noi. No, è difficile fare trading con 7-8 conti, quindi ne uso due, ma più o meno l'operatività è sempre la stessa. Anche qui, guardiamo l'operatività di ieri. No, come si fa? Andiamo qui. Ieri era il 28, ben detto, quindi 28 fino al 31. Questa è la priorità, ma anche se fossero milioni parecchi li perderebbero invece di guadagnare. Sì, certo, no, ma la questione è che non mi interessa questo. Gianni, io quando questo conticino qui, adesso, vabbè, adesso non sono un pirla, quindi magari non vado a zero, ma se vedo che perdo 2.000 euro, chiudo tutto, mi rimangono 4.000, visto che la performance settimanale è più o meno quella, meno male. Cosa succede? Io perdo 2.000 euro, chiudo tutto, mi tengo 4.000, la settimana prossima sono di nuovo 8.000, meno che non abbia proprio sbaglio tutti i giorni qualcosa, quindi riesco a tenermi sempre in movimento. Quindi vedete, non è un conto enorme, ok? Sono due conticini piccoli che bene o male vadano un po' paralleli, ok? Quindi questa è l'operatività. Quindi adesso, ma Paolo, tu ci fai vedere sempre le cose positive. Vi voglio far vedere qualcosa di negativo, ve l'ho già fatto vedere in passato. Qui vedete il report che la metà 3 da 5 l'ho sistemata apposta, che mi fa dell'operatività. Vedete che anche qui vedo una, due chiuse in perdita, questa chiusa in positivo, questa chiusa in positivo, queste quattro ieri, una chiusa in perdita e le altre in positivo. Questa sui dati, ho fatto dei long e degli short sui dati, ho guadagnato lo stesso. Bene, quindi questa è l'operatività di oggi. Bene, cioè l'operatività di ieri, adesso oggi dobbiamo capire soltanto, visto che non sto tradando, la sterlina dollaro l'ho lasciata un attimino ferma perché sto facendo un po' di pausa perché la sterlina dollaro poi diventa birichina. Ho fatto qualcosa sull'euro dollaro qui, ero già andato in positivo perché era già andato giù, poi mi sono perso perché sto facendo mille cose ed è partito il rialzo. Adesso dobbiamo capire soltanto che qui, visto che ho delle operazioni e ho la bambina per casa, quindi non voglio fare tanto, oggi dobbiamo andare a fare le spese, al cinema, insomma, un paio di cosettine, poi voglio andare anche al mare, cose del genere, quindi non mi metto a fare trading come lo sto facendo in questi giorni. Quindi magari queste operazioni che avete visto, che sono operazioni short dell'euro dollaro, le lascio correre. Adesso vediamo, non è che devo stare lì tutti i giorni a fare 2, 3, 4 mila euro, non è quello il punto. Ieri ho fatto il bottino perché bisogna dirlo, è una performance abbastanza alta, quindi non ho bisogno adesso di mettermi a fare trading tutti i giorni. Non faccio i 100 euro al giorno, ma avete visto che faccio qualcosa di più. Chiaro, le size sono un po' più grandi. Okay. L'importante è che il margine è alto, vedete, un'operatività con un margine così, anche se sono due lotti aperti, ho 2.500 di margine, quindi ancora tutto il tempo per andare a fare tutte le mie cose senza dover star lì a guardare ogni 2 minuti il conto, ma sa, forse si brucia. Questa è la serenità. Bene, allora, però chiaro, devo fare anche qualcosina, adesso non posso fare uno short sul ciclo 1, quindi aspetto il movimento del ciclo 1, aggiorno il mio Fibonacci, avete visto l'ho aggiornato. Quindi aspetto di capire come si muove.
poi in queste situazioni. Ok, bene, quindi dopo di questo webinar alle 10:45 c'è un altro webinar, quindi cercherò di non farlo troppo lungo e conciso. Un webinar che viene dopo parlerà dei dati macroeconomici, anche se non sono cose che trado, però avete visto ieri li ho tradati, quindi ho anche un esempio da fare nel webinar che viene dopo di questo. Bene, a oggi, ieri abbiamo parlato, io mi sono scritto Euro Yen Weekly in watchlist, poi ieri se avevate seguito il webinar, vi sarete trovati sicuramente perché ha fatto l'euro yen in una situazione, ce l'ho già ancora aperto, guarda, in una situazione del genere. Io ho detto, attenzione, questa qui è una situazione long, se diventa long da qui, dopo questa pin bar si può andare long, segnale long del grafico weekly. Sul daily avevamo questo Fibonacci qui, ha toccato un livello di Fibonacci per poi ripartire oggi. Ieri aveva toccato il 38,2, guarda qua che misurino ed è partito perfetto. Togliamo i segnali che intanto non sono cosa vecchia. Però avevamo visto sui 4 ore la formazione che io ho messo questo triangolo per andare long, guardate dove si è fermato, un doppio massimo. Quindi il Fibonacci che era questo, mi sono anche sbagliato, era questo, è praticamente adesso... È stato praticamente, non ci sarebbe più questo Fibonacci qui, è già andato oltre, quindi il Fibonacci non ci sarebbe più a meno che non ritracci, quindi avendo il massimo della candela H4 potrei metterlo qui, se mi ritraccia di nuovo lo prendo, ma secondo me non ritraccerà più. Bene, quindi il segnale long era da questa zona qui, se ricordate ieri verso il webinar alle ore 8-9, quindi discrepanza di 2-3 ore sul 4 ore, era questo il segnale long, ok? 400, quanti pips ho fatto? No, 50-60 pips. Ok, ma lo stesso anche qui. Questo era il minimo di Gauss. Questo è il secondo minimo di Gauss. Qui sotto non ci deve andare. È tornato qui sopra ed è partito. Siamo in una zona 1, 2, 3, 4 massimi. Io direi che per l'euro yen stiamo in pole position, stiamo in partenza. Quindi euro yen non lo guardiamo sui cicli, lo guardiamo ciclicamente tramite il metodo fascia. Fammi leggere un attimino. Benissimo, hai fatto. Non ti far sentire da Sirio che lo chiami Euretti perché si arrabbia come una bestia. Anch'io dico sempre Euri, Euretti, Eurini, e lui si arrabbia. Va bene, quindi andiamo a vedere. L'euro yen adesso sta ritracciando dal pivot. Abbiamo comunque qui una ripartenza. Ho detto che sono esagerato, ma ha scritto Sirio. Vabbè, comunque. Scherzando sempre, questo è il minimo di Gauss. Non può essere il minimo di Gauss perché la campana gaussiana parte qui. Quindi, logicamente, con logica, sempre parto da qui con il minimo di Gauss. Fibonacci non ci serve in questa zona qui. Al limite, questo colore non mi piace. Al limite, lo potrei mettere più giù se in caso ritraccia. Allora andiamo a metterlo qui sull'ultima espansione. Prendo questa, poi vi spiego anche l'espansione del dato, quello che è successo. Cambiamo il colore del Fibonacci, non mi piace, purtroppo devo trovare un colore che mi piace, lo mettiamo bello vispo, così al limite lo vediamo. Ok? Quindi abbiamo un segnale long su una candela lunga, non si fa niente, lo moltiplico per 4 per capire, anche qui abbiamo un segnale long, quindi cioè, insomma, per chi sa fare trading, usando queste tecniche, penso che ci si trova abbastanza bene. Ok? Bene, quindi l'euro yen, adesso dal punto di vista anche sui 5 minuti. Questo è il minimo di Gauss precedente giallo, questa è la campana gaussiana precedente, quindi alla fine tutto quanto coincide ed è partito qualcosa. Quindi questo è un ciclo, questo è il ciclo 2, per esempio, che fa nuovo massimo. Anche se poi non è il ciclo 2, non mi interessa. Adesso abbiamo una situazione di chiusura, ma in questo caso l'euro yen, perché con le tecniche che uso io, essendo un trend rialzista, the trend is your friend, seguite solo questi consigli, al 38,2. Comprare. Ok? Penso che sia la cosa più logica da fare. Torniamo un attimino sui cicli dell'euro dollaro, vediamo se possiamo inoltrare un'altra operazione. Piccolo aggiornamento oggi. Vedi, l'euro dollaro ancora sui massimi, sta chiudendo qualcosa, un ciclo 1, ma siccome il ciclo 1 non so come chiude, non faccio più trading. Ieri sui dati è partito il ciclo 3. Che addirittura è partito prima il ciclo 3. Dov'è partito il ciclo 3? Vediamo se qualcuno me lo dice. Tanto il Fibonacci qui non ci serve, lo cancelliamo. Dov'è partito il ciclo 3? Togliamo anche questo canale, tutta roba che non ci serve. Dai, così io faccio le domande per aggiornare tutti e per anche capisco poi chi
mi sta seguendo e ha capito chi non ha capito. Cos'è che devo guardare? Tanto guardo un attimino la stellina d'oro, perché magari... No, anche la stellina d'oro sta chiudendo il ciclo. Dov'era partito il ciclo 3? Qui, dov'è partito il ciclo 3 qui? Chiaro, ciclo 2. Chi è che me lo dice? Chi me lo dice? Sul 4 o sull'euro dollaro? No, sbagliato, Gianni. Sull'euro dollaro abbiamo no, sbagliato. No, no, Luca, sbagliato. Cosa? No, vedete che è proprio la domanda trabocchetto. Sbagliato, giusto, bravissimo Enrico. Allora, perché? Allora, nell'euro dollaro abbiamo il pattern 4S che ho reso pubblico già diversi anni fa e se lo si sa usare, si capiva che qui sull'indicatore ciclico abbiamo 1, 2, 3, 4. Questo è di nuovo un segnale 1 della nuova distribuzione. Quindi il ciclo 4 e il ciclo 3 è partito qui. Perché non è partito in questa zona? Che poi me ne posso anche fregare, posso farlo partire anche qui, non mi interessa. Però questa è un'escursione del dato. Quindi sui dati non vengono. Questo qui è un errore ciclico, l'ho chiamato così. Questo qui è un errore ciclico. Lo cambiamo di colore, così vi ricordate, visto che da tempo che non lo facciamo. Questo qui è un errore ciclico. Non si usa, non si vede. È come se non vedessimo questo errore qui. Quindi praticamente il ciclo 3 è questo. 1, 2, 3. Ok? Ci sta o non ci sta adesso che ve l'ho disegnato? Vedete che qui magari ho fatto questa cosa qui che è una Y. Ci sono piccole cosettine che io li chiamo pattern ciclici per la lettura ciclica. Quindi in questo caso qui, ieri io non ho fatto questo long, non ho tenuto questo long, sono entrato long, ho chiuso sempre perché chiudevo con poco. Tenevo, facevo altri 2000 euro. Era vicino, se era lontano era più chiaro. Era vicino, se era lontano era più chiaro. Non ho capito, Gianni. Cos'era più vicino, cos'era lontano? Il grafico? La notizia? Vabbè, se faceva la notizia che il grafico era qui, faceva così, non ci interessava, comunque eravamo già sopra. Questo non c'entra niente. Soltanto in questi casi qui, per evitare di andare a leggere che su questo minimo qui ci sia una lettura sbagliata, non lo facciamo da qui parte. Ok? Soltanto l'esempio lo posso fare adesso perché c'è l'esempio di calcolare l'errore. Ma tu, da poco che hai incominciato, ti sei convinto di seguirmi, se vai a vedere i video vecchi ne parlo tanto dell'errore ciclico. Ok? Quindi in questo caso 1, 2, 3. Qui in questo caso siamo nel ciclo 3. Vediamo un po' la frattalità, il ciclo 1 dura un po' di più, anche che, vedete, dura 40, lo posso far partire anche da qui il ciclo 1, vedete su questo pezzettino qui, quindi il ciclo 1 ha una frattalità, se voglio vederla, di 31-32, questa qui è di 27-28-29 e da qui siamo già arrivati a 19, potrei incominciare anche a dire ok, tra un pochettino ti sorto, perché sono nel ciclo 3 e qui per fare questo, soltanto un po' di input, vediamo l'ultima espansione che è questa. Mettiamo il nostro canale, lo mettiamo da qui. Cioè, insomma, io penso che anche se sono monotono e ripetitivo tutti i giorni, lo faccio perché sono tecniche che uso io. E quindi inutile che vado a inventarmi qualcos'altro. Questo è lo sorto da fare. Oggi non so se arriva il pivot, perché il pivot è molto lontano. Per esempio, la stellina d'oro sul pivot non penso che ci arrivi perché il pivot è lontano oltre gli altri due pivot. Quindi non vado più a puntare al pivot di oggi. Ok? Anche se mettendo il Fibonacci in questo massimo qui e questo minimo qui, avrei di nuovo il 38,2 sul pivot, ma vedete il 50% è qui. Quindi oggi il pivot, ragazzi, non penso che lo tocchi. Cioè io ho questo sentiment, quindi me ne sto un po' restio nel fare trading, ok? Per andare a vedere il pivot. Sto fermo. Vedete dove si è fermata la sterlina d'oro? Mentre parlo si è fermata sul 38,2. Questo è un segnale long, ok? Se poi mi parte il ciclo 2 e non mi va a fare un nuovo massimo, se non mi va a fare un nuovo massimo, da qui posso incominciare a shortarlo. Però anche qui dovrei aspettare una ventina di minuti. Non lo farei se adesso scende veloce. L'esempio anche, il tempo, ragazzi, il tempo. Ragazzi, ragazze, se adesso è sceso così,
Poi mi scende di nuovo così e dice: ah, ma questo Paolo ci ha dato un segnale SOR. No, perché sceso così potrei poi fare così e ripartire. E questo è il ciclo 1 e questo è il ciclo 2. Quindi non lo faccio. Però se in questo caso mi fa un 1 così, poi mi parte un 2 e si avvicina qui, allora qui sì, perché allora il tempo è maturo per sortare. Quindi avere un po' le idee chiare. Poi, chiaro, io sono sorto di euro-dollaro, preso che sbadatamente non l'ho chiuso, sto cercando di capire quando chiudermelo. In questo caso non faccio tanto trading per via che ho altre cose da fare private. Se aspetto questi 6-7-8 pips mi ritorni dentro il canale, ti farò lo short. Ma anche qui non ti faccio lo short se mi arrivi a toccare un livello di Fibonacci. In questo caso il livello di Fibonacci qui non c'è, lo andiamo a inserire. Non capito perché non c'è più. Rimettiamolo. Aggiungi. 0,7, aiutatemi, 0,7, 0,7, 0,704, bravissimo, 0,704, infatti scriviamoci qui 76,4, ok? Quindi abbiamo il livello di Fibonacci che ci mancava, che è questo, okay? Che è lo stesso del 23,6. Okay. Non lo uso tanto, non uso tanto questi due livelli, però se vedo qui mi torna giù e quando mi torna qui lo posso anche utilizzare. Va bene? Quindi questo. Poi qui sul minuto non è che uso tanto farlo, lo faccio sempre quando faccio del trading che so che comunque sono nella parte giusta, ma in questo caso potrei scegliere questo, ma non mi piace, non mi interessa tanto, cioè qui sopra non ci andrò comunque, anche se c'è il pivot. Ok, adesso siamo nel ciclo 1, deve partire il ciclo 2, quindi il trading non si fa, si sta fermi. Ok, torniamo un attimino sull'euro-yen, che magari è arrivato il momento di sparare un long sull'euro-yen, per esempio. Ok, cerco di stare un po' corto oggi. Allora, euro-yen su 5 minuti, vedete, c'è forza, c'è forza, c'è forza. C'è un segnale long? No, non c'è, veramente non c'è. Un movimento che può darci aiuto per entrare, no? Anche qui sull'euro yen ormai è partito. Se non l'abbiamo fatto ieri, dobbiamo aspettare un ritracciamento. Ok? GBP yen, ragazzi, la situazione è sempre la stessa. L'ho detto lunedì: siamo sulla banda di Bollinger, è partito a rialzo. Stiamo arrivando veramente a un bel rialzo da questa zona qui. Questo era il trade di questa settimana: 170 pips. Sul daily ormai è partito, sui 4 ore. Siamo lì, è partito. Guardate, l'ultimo Fibonacci da dove si è fermato? Dal 38,2. Quindi non è che sia una magia il trading, è sempre la stessa cosa. Però possiamo andare a vedere sul GBP/JPY, per esempio, dal metodo fascia, mettendolo sull'H1. Il segnale long era stamattina qui, ormai è già partito. No, siamo in ritardo. Però visto che siamo qui, vediamo anche il GBP/JPY su 5 minuti. Tirato, tirato, tirato. Ma anche qui, guardate, è tirato. No. Questo è un esempio. Questo è un esempio per te, è un esempio per te, Giuseppe, che sei il nostro cecchino, quello che spara tutto, e poi dice: ma io pensavo, e con il tuo pensavo non vai avanti, quindi non sparare. Vedi che io, per esempio, oggi sono fermo, ho sbagliato il trade perché mi sono lasciato un po' convincere, poi non l'ho chiuso in tempo e adesso sono fermo. Qui c'è una ripartenza che praticamente sarà questa. È partito qui qualcosa, deve chiudere la gialla, ma vedendo che è questo, che è la gialla che è partita qui, sta chiudendo la magenta, tutto è rialzista. Guarda, se adesso io vado a vedere qui, da questa zona qui, questo Fibonacci qui, è già arrivato in una zona dove si potrebbe già ricomprare, ma sto fermo perché statisticamente è salito tanto, istogrammi verdi ce ne sono tanti. È forte perché è forte, anche se da qui dove devo entrare non è tanto bello, vero? Ok, torniamo un attimino sull'euro-dollaro che continua la sua salita. Andiamo a vedere se riusciamo a beccarlo in contropiede. Visto che ho delle operazioni short, mi metto. Questa è anche una cosa. Se ho delle operazioni long, farei dei long, non mi metto contrario. Visto che ho delle operazioni short, lontane 10 pips, cerco magari con altre operatività di andarmele a recuperare. Ok? Adesso è partito a rialzo, è andato a toccare il pivot, segnale long l'aveva fatto ieri in questa zona qui. Guardate che bello il segnale long di ieri sul pivot, in questa zona qua, che io avevo lo short sul pivot che è stoccato qui, poi l'ho lasciato stare, da qui era di nuovo un segnale long, si prendeva il long, pagava,
50 euro, anche se andava in negativo, vedete che non ha fatto gli istogrammi rossi, li avrà fatti nel momento che c'era il movimento, ma non li ha conclusi, quindi va benissimo così. Quindi non li ha confermati. Quindi in questo caso qui stiamo fermi un attimino. Allora, datemi un'altra coppia da andare a vedere, anche se oggi è giovedì e quindi avremo poco da andare a vedere perché la settimana già è partita. È già partita. Non avete preso il treno subito ed è partita. Allora, qui c'è un segnale long. Questo vuol dire che se mi diventi ribassista dal ciclo 2, posso entrare ribassista. Allora, queste sono due le metodologie che io faccio per il recupero. Quindi in questo webinar spero di entrare nella vostra testolina, scusatemi l'arroganza, ma non assolutamente non è, ma è perché si può dire anche che siete dei testoni, come lo ero io poi. Cosa vuol dire? Che ci si inventano delle cose che non dobbiamo inventarci. Noi abbiamo la testa che purtroppo va con il nostro desiderio, cioè noi speriamo di fare il trade della nostra vita e quindi la nostra testa automaticamente si fa influenzare da questo motivo, da questa cosa qui. Allora io devo cercare con il Fibonacci, che questo colore non mi piace, di capire quanto è lunga l'espansione del ciclo 2. Se il ciclo 2, adesso vi faccio l'esempio con il Fibonacci che ho già fatto, che è questo, lo metto sull'espansione che adesso è. Se il prezzo mi va sotto il 50% dove c'è questa trend line, se in caso rimane così, allora da qui in poi non lo faccio lo short, ma decido che il ciclo 2 non è forte, è andato a fare un nuovo massimo e a diventare ribassista. Allora posso fare uno short, oppure sul minimo di partenza che è questo, ancora meglio, cercherei lo short. Perché? Tanto devo sempre aggiornare sui massimi ogni volta che sale, lo tolgo che non mi interessa. Allora, dobbiamo tutti, io in primis, anche se non li faccio più tutte queste cavolate che si fanno all'inizio, capire quando è il momento di colpire. Eccolo qui. Questo è il 50, andiamo sotto la 12, andiamo sotto. Il ciclo 2 è partito qui. Quando è che diventa ribassista un ciclo? Quando mi rompe il minimo di partenza. Quindi se mi torna qui in ciclo 2, diventa ribassista. Quindi da qui posso fare lo short, perché qui sopra non ci deve andare. Ok? Non ha toccato il pivot, ma non mi interessa in questo caso. Va bene? Ciao Pierpaolo, ti ho visto adesso. Pietro. Ok? Quindi attenzione, per i cicli bisogna fare questo. Aspetta, lo rispieghi. Allora, te lo rispiego su un foglio di carta, così rimane un attimino. Allora, se tu hai un ciclo così, che ciclo è questo? È un ciclo forte, giusto? È un ciclo rialzista, determinato ciclo rialzista. Se tu hai un ciclo così, che ciclo è questo? Ciclo ribassista. Qual è la differenza da un ciclo rialzista a un ciclo rialzista a un ciclo ribassista? Cambio colore di penna e te lo dico io. Se vai a vedere la parte centrale, che è questa, o la parte centrale che è questa, dov'è il massimo assoluto? Più sulla sinistra quando è rialzista, più sulla destra quando è ribassista, giusto? Già qui hai qualcosa. Poi un ciclo rialzista mi chiude dal minimo di partenza al minimo di chiusura, mi chiude molto più alto, vedi che c'è una differenza. Se il ciclo diventa ribassista, parte, diventa ribassista andando sotto il minimo di partenza. Quindi io trado ciclicamente la rottura del minimo di partenza. Chiaro? In questo caso qui devo capire quando diventa ribassista. Visto che abbiamo un pattern 4S che sul minuto va bene, può anche farlo o non farlo, però abbiamo qualche indicazione, questo potrebbe essere un'idea di short, perché andiamo anche sotto la media 48. E sempre in tempo reale io spiego quello che sta succedendo. Quindi sono cose che adesso io posso entrare short. Lo faccio, entro short, ok? Non è uno short da ripetere, non è uno short da fare, non è un consiglio. Io lo faccio perché, sebbene qui sono praticamente quasi convinto che tornerà su, perché non abbiamo toccato il pivot, perché comunque il 4S sul minuto è un po' difficile che ci sia, lo faccio perché da qui già mi ha dimostrato la debolezza. Può darsi adesso che mi faccia una situazione così e poi rompe di nuovo. Okay? Sta caricando i passeggeri che se ne devono andare verso sud.
Detto così, magari si capisce meglio. Questo sorgo fatto non sono sorte di recupero perché non mi piace tanto, però se adesso scendo un po', intanto incomincio a chiudermi. Guardate, in tempo reale, perché poi mi dite, ma qua non fai vedere, eccolo qui. Questi sono gli ultimi due sorti che ho fatto, sono quattro lotti, questo è da due lotti, se adesso scende bene con una bella sgambettata mi chiudo a zero e ho recuperato la mia perdita. Chiudere la perdita vuol dire avere due muscolacci forti, dovete essere forti di dire cavolo mi è andata male questa operazione qui, ma non mi piace, devo andare dal dentista, devo andare al cinema con mia figlia, devo andare dove devo andare, mi chiudo in guadagno, cioè non chiudo la perdita, so zero. Ok? Io faccio sempre l'esempio dal dentista, no? Però, per esempio, sono gli esempi. Voglio andare da qualche parte, c'è la moglie che rompe le scatole che deve andare da una parte, chiudo a zero e anche guadagno chiudere a zero. Okay? È tutto sempre in tempo reale. C'è quello lì, ho visto, ogni tanto vedo su LinkedIn, c'è quello che c'è stata, ve la racconto questa perché è simpatica. Io la mattina, quando mi sveglio alle 5 e mezza, no, che faccio il mio rituale, bagno e tutto il resto, come lo facciamo tutti, è inutile star lì a non dirlo, e mi metto col telefono e guardo qualcosina, ok? Allora ho visto su LinkedIn quel tipo lì che, senza fare il nome, che ha fatto il giro del mondo senza fare il nome, e vende il corso, ha ricominciato a vendere il suo corso, è tutto bello, tutto tranquillo. E se sotto c'è un commento, ma mi spieghi una cosa, caro Pip, senza dire il nome, senza che sia adesso un'offesa, ma per tutti i soldi che guadagni, ancora che vendi corsi, mi puoi spiegare questa? Ripeto, non è un'accusa, vorrei solo sapere il perché. Non ha ricevuto la risposta diretta, no? Ha avuto una risposta da un altro, sicuramente uno che che è nella mischia, diciamo così, o comunque ne fa parte, no? È incantato da questo trader che gli fa vedere le cose, oppure veramente del gruppo che gli dice rispondi tu, rispondigli così. Adesso, sì, perché quando si è poi anche, si vuole essere pubblici e si fa anche del video di YouTube, allora c'è anche il video corso da vendere, tutta una questione anche di cos'è che è adesso? Di cercare di aiutare gli altri. Ma se devi aiutare gli altri, regalalo sto cavolo di corso, no? Che te ne fai? Se fai milioni, regalalo il corso, che devi venderlo il corso anche tu. Cioè, insomma, che risposta del cavolo è questa qui? E queste cose qui mi fanno arrabbiare. Mi fanno arrabbiare. Perché se il corso è infallibile, tutto di ti do la ti do metto ti ringrazio che lo vendi anche a 100.000 euro se il corso è infallibile. Se il corso è infallibile, io ti ringrazio, vendi il corso e sono contentissimo. Però se il corso non è infallibile, per favore, tienilo per te, guadagni i tuoi milioni e non rompere le scatole agli altri. Che ne pensate voi? È polemica questa mia, però mi dà un po' fastidio perché io sono veramente tutti i giorni live, tutti i giorni vi mostro le mie performance, qualcosina anche di negativo, però cavolo, almeno faccio vedere due numeri o no? Non faccio vedere che faccio 40.000 euro in un giorno solo con un conto da tot da milioni, ok? Non lo faccio. Poi vai a vedere se il conto da un milione è un conto reale, perché ci si può anche mettere d'accordo e farti avere un conto virtuale da un milione per fare pubblicità. Ci sono tante cosettine dentro che potrebbero esserci, no? Preferisco così, poi non è polemica, è che mi dà ancora un po' fastidio vedere questi benefattori, benefattori che cercano di dire, ah, ma io tanto il corso te lo do, sei bravo, poi diventi, fai quello, e poi spariscono. Non ho mai sentito poi quelli che, ah, io ho fatto il corso con lui e sono contento di averlo fatto perché sto guadagnando tantissimo. Non c'è mai qualcuno, c'è sempre queste false testimonianze, poi o testimonianze, ho fatto il corso, brava persona, sto ancora imparando, ma che hai imparato? Hai speso migliaia di euro, cosa hai imparato? Hai speso migliaia di euro, il resto lo devi imparare da solo. Certo, va bene fare i corsi, ma non corsi da migliaia di euro, ragazzi. Migliaia di euro vanno a finire nella tasca di quello che te l'ha venduto e basta. Come quel tipo lì con la barbetta, sempre con la maglietta aperta, la camicia aperta, con il Ferrari e tutto il resto. Va bene, dai ragazzi, lasciamo stare. Adesso dove siamo, Giuseppe? Dove siamo? Dove siamo adesso?
Lo so che l'abbiamo fatto, ma dove siamo? Dai. Dai, ditemelo voi, dove siamo ciclicamente? Perché la tecnica è quella, non stiamo facendo altro che fare guardare i cicli. Dov'è? A meno che adesso non mi salta a rialzo, che può succedere. Questo è il... Na, 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 na. Ti do un'altra possibilità di risposta. Mentre io già ti faccio vedere che cos'è. Bravissimi. Quindi questa qui che cos'è? La prima gamba, seconda gamba, la terza gamba, zona di pullback, da qui si potrebbe rientrare di nuovo. Ok? Che poi non sempre abbiamo ragione. 1, 2, 3, 4. Ciclo 1. 1, 2, 3, 4. Chiusura, 4S. 1, 2, 3, 4. Ciclo 3, quindi sta facendo il 3, 4, giusto? Quindi mi aspetto un nuovo minimo rispetto a questo. Cos'è il nuovo minimo? 50% take profit. Tempo reale con voi è come quando vai a giocare a biliardo e dici l'8 a destra in alto, o che ne so io, come se non mi ricordo più come si faceva, perché da tempo che non vado più a giocare a biliardo, no? Che chiami la buca dove deve andare. Io chiamo la buca 50%. Perché la definizione, che poi posso avere ragione, posso avere anche torto, non è che abbia ragione sempre, però la definizione è questa qui che vi ho fatto vedere, vediamo se troviamo, che è questa. Ok? Rottura del minimo, partenza. Zona di pullback, siamo sotto la 48. Tutti quanti le misure... Per fare trading siamo sotto la 48. Quando faccio trading sul minuto lo faccio così. Quindi adesso a chiusura di questo trade qui io mi saluto, mi congedo e vi lascio. C'è una zona di pullback, abbiamo un segnale long, stiamo tornando sopra la 12. Non è neanche tanto bello perché abbiamo da questa zona qui a questa zona qui un'espansione di 7-8 pips, sta andando sul 50%. 8 in buca d'angolo, bravissimi. C'è Cecilio che sempre mi corregge, ma è meticoloso, guarda. Meticoloso sei. No, ma hai ragione, così. Va bene così. Ti ripeto, può tornare su, non è detto che io abbia ragione, eh? Però, un'altra cosa, se io non ho ragione, che cosa sta facendo adesso? Anche qui, il metodo ciclico è il metodo fascia, quindi questo è... Che cos'è questo? Non vendo co l'unico corso che è in vendita è il metodo fascia, ma non si paga il corso, si paga l'abbonamento annuale degli indicatori. Ok? Va benissimo. Poi non mi scrivete le mail che divento pazzo. Scrivetemi su Skype che sto prima, per favore. Non mi mandate 50.000 mail che poi devo rispondere, devo cercare quale mail che ho scritto la settimana scorsa, voglio sapere anche questo. Per favore, Skype, no, anche se mettetelo sul telefono, ormai è una cosa semplice, scaricatevi le Skype, non costa niente, siete più veloci. Se volete fare questo lavoro e intraprendere un percorso, una strada con me, per favore mettetevi Skype, quello vi chiedo io. Ok, vedete, sta andando contro, ma ci sta. Ci sta. Che poi... Giuseppe, non è che hai sbagliato, ti dico, l'ho detto anche all'inizio, il ciclo 1 potrebbe essere anche questo, perché sul minuto non è regolare il 4S, però mettiamocelo dentro e aspettiamo. Ci sono dei dati, adesso ci sono dei dati, tra 5 minuti, sono usciti i dati adesso, 9,55, vedete? Sono dei dati, quindi tutto va a farci benedire, probabilmente. Andiamo a vedere i dati come ci sono, 9,55. Positivi per l'euro, cioè positivi per la Germania, tasso di disoccupazione tedesco è sceso al 5,7, che poi non è veritiero perché sono tutti quanti a casa, però vedrai, insomma, vediamo cosa succede. Sto qui con voi ancora per capire l'espansione. Guardate, qui incomincia a diventare interessante perché l'espansione di 12 pip, 12 candele. Sta arrivando, quindi tra 12 candele ho fatto anche la mia espansione, dovevo cominciare a chiudere. Il bello sarebbe che non mi rompa questo massimo, però c'è ancora il pivot da andare a prendere. Con i dati forse qualcosina c'è. Vediamo.
Era da chiudere qui, però vedete che si è fermato a 61,8, eh? 61,8, livello molto importante che è il contrario di 38,2, quindi si è fermato veramente a un livello, io pensavo al 50%. Non importa, vediamo se abbiamo ragione ancora. Magari oggi la chiudo in negativo questa giornata, non lo so. Ho fatto uno short anche sul DAX prima. Il DAX sta pagando bene, lo trado ogni tanto e mi faccio il mio trade, basta. Dai, vediamo se dovrebbe aumentare un po' la volatilità perché c'è stato il dato, dai. Non capisco, 2, 2, 2. Ah, vabbè, ok, perfetto. Bene, bene. Se è coerente che questo è il ciclo 2, se il ciclo 2 è già diventato ribassista, allora mi deve fare uno minimo. 1,500. Mi dai la definizione del perché mi fai questa domanda, Barbara? O meglio, dimmi cosa ti serve sapere il perché. Voglio capire se hai capito qual è la leva migliore. E non mi andare a prendere le leve uno su 1000, uno su 2000 da questi broker in Timbuktu dove non c'è neanche la popolazione e hanno fatto una regolamentazione di quelle, no? E quelle non esistono, cioè non esiste un broker che ti dà leva 1 2000. Esistono, ma sono quelli che tu fai il pagamento solo con carta di credito, nient'altro, e poi quando vuoi farti il ritiro, ciao ciao. Dai, cos'è che ti serve sapere? Se la definizione della leva, cos'è meglio, una leva 1,50 o una leva 1,500? Mi rispondi a questa domanda? Tutti quanti mi potete rispondere. Qual è la leva finanziaria migliore, 1,50 o 1,500? Vediamo se poi alla fine sono riuscito a mettervi in testa anche questa cosa qui. Qual è la leva migliore? Sei incantata, Barbara? Bene, sì, certo. Io ho fatto l'esempio una volta con il rotolo di carta igienica, ho fatto anche a Roma e anche a Milano nei seminari 2 anni fa, avevo proprio l'immagine del rotolo della carta igienica, perché se tu hai un rotolo di carta igienica nuovo, ok? Quindi un rotolo con una leva 1,500, ti puoi pulire 500 volte il sederino, giusto? Se tu però hai un rotolo che già ne manca più della metà, hai una leva 1,200, quindi ti puoi pulire poche volte il sederino. Quindi in questo caso la leva migliore è la leva più alta che puoi avere, che ti offre un broker. La regolamentazione europea ha portato la leva a 1,30, che hanno fatto una grande cavolata perché facendo così stanno crescendo da tutte le parti i broker, quelli furfanti, quelli che entrano, raccolgono 1 milione di euro dai clienti che cercano di fare i conti e poi a un certo punto quando ne hanno raccolti tanti spariscono loro, sparisce il sito, sparisce tutto. Spariscono anche i soldi, ok? Quindi attenzione a questa cosa, ok? Cercate sempre un qualcosa perché io preferisco. Ah, ma guarda, mi sono anche sbagliato, voi non me l'avete neanche detto. Guarda, queste qui, queste sono le cose che succedono. Io ho fatto lo short qui, infatti, ho fatto lo short qui di sterlina dollaro senza accorgermene, e questo è euro dollaro. Infatti, adesso qui possiamo fare, visto che non l'abbiamo ancora fatto, un altro short di euro dollaro, anzi due short di euro dollaro, perché me lo sono dimenticato, me lo sono sbagliato, ho sbagliato, quindi vedete che ho fatto adesso euro dollaro e lo vedo perché in questo altro conto qui ho fatto solo euro dollaro. Infatti dice, ma perché questo qui è negativo e quello in positivo? Vedi gli errori che si fanno per la poca concentrazione del webinar, però va bene perché mi è andata bene. Va bene, la definizione è giusta, Barbara, però dipende da quello che vuoi fare. Ricorda soltanto che tu fai trading che è speculazione. E se devi andare a raccogliere le briciole, va bene per un certo periodo, però a un certo punto è meglio che ci dai sotto. Avevi fatto Euro-Yen chiuso per sbaglio? Va benissimo, con più 23, va benissimo. A volte gli sbagli pagano, ma attenzione, gli sbagli sono anche quelli che ti fanno pagare, no?
Benissimo, perfetto, è arrivato il ritiro fatto ieri, quindi oggi si può procedere a fare il prossimo di ritiro. Io me li segno sull'agenda, quando pagano mi vado poi a segnare il prossimo, così non si accavallano. Vedete anche qui situazione che la stellina d'oro è diventata ribassita, la guardiamo sull'H1, cambio dell'ora delle 10, non è tanto carina che torna su, però va bene, vediamo cosa succede. Il cambio dell'ora, quindi va benissimo, anche qui 38. Siamo messi meno 121, posso incominciare a chiudermi qualcosa comunque, per non evitare di fare, ho troppi lotti aperti adesso, 2, 4, 6, 8, 10 lotti, è quello che magari anche oggi potrà pagare. Allora, torniamo però sul nostro euro-dollaro perché è quello che dobbiamo capire, sta facendo un segnale short, siamo sotto la media 12, siamo sotto la media 48, con questa candela qui ha toccato il canale, guardate come il canale ha fatto il suo movimento, vedete? Il canale serve quello che avevo messo doppio prima, ho detto non so se ci serve, guardate come è servito, proprio è stato il trade è servito. Quindi aspettiamo un attimino di capire se l'euro-dollaro ci paga anche con un segnale short. Posto questo così ce l'ho a posto, che ore sono 10:02, 10 e un quarto puntuale vi lascio perché poi alle 10:45 è il prossimo webinar, per chi vuole seguire nel webinar successivo non l'ho pubblicizzato, non mi interessa, anche qualcosa di me lo dimentico. Mi chiedete su Skype, vi passo il link. Ok? Va bene, vediamo l'euro-dollaro e anche la sterlina d'oro tornano su, quindi ho fatto anche lo sbaglio di non chiudere, però ci sta perché su questa espansione qui prendiamo questa, siamo in un trend rialzista, spostiamo questa qui. Giriamo la prossima, così ogni volta sistemarmela. Candela delle 10, non ho visto, vedi, sono sconcentrato perché non ho visto neanche il cambio dell'orario della candela. Rotto il canale, vedete? Vediamo se torna dentro. Sono i primi 5 minuti della candela delle 10, quindi non mi dà ancora il problema, però è stato uno sbaglio mio non chiudere. Non ho visto neanche il cambio di candela. Si ritesta il pivot. Siamo in una situazione forte della sterlina dollaro, molto forte addirittura. Questa è la ripartenza di un ciclo, 1, quindi mi dovrò fare un nuovo massimo. Vediamo se riesco a gestirmi bene anche questa situazione. E l'euro dollaro, tornato lì. Probabilmente avevi ragione, vedi che questo è il ciclo 1. Ciclo 2, non importa, manteniamo sempre la regola. Trend line non ce ne sono da inserire, vediamo se anche la stellina d'oro ripiega un attimino, dai, vediamo se torna giù. 10:04, quindi i primi 5 minuti della candela delle 10. Le 9, 10, non fatevi prendere paura dei primi 5 minuti perché certo c'è espansione, c'è volatilità. La volatilità data sul cambio della candela, che cos'è? Vediamo se qualcuno me lo dice. Cosa succede sul cambio della candela? Perché nel cambio delle candele sono importanti e c'è molta volatilità? Chi è che me lo dice? No, no, Sirio. Sì, in effetti sì, anche Sirio, ma è anche un altro motivo. Allora, Sirio dice le prese di profitto, va bene, ma perché ci sono le prese di profitto? Le prese di profitto sono anche degli stop loss e perché anche sono dei trade che vengono aperti. Ma chi è che apre i trade esattamente nel cambio dell'ora? Le macchinette chiamate così, quindi i robot. Quindi nel cambiamento dell'ora c'è un volume eccessivo che i robot aprono. Poi, siccome anche i robot sono fatti che vengono a sfruttare questi piccoli movimenti, dopo un poco si ripiega tutto perché logicamente chiudono le operazioni con pochi pips per evitare di stare a mercato dove non devono farlo. Quindi io nell'algoritmica dei robot non ho questa funzione perché non mi interessa. Perché funziona bene l'algoritmica del sistema mio, dei miei sistemi? Perché non mi interessa quello che fa il mercato, guarda solo il prezzo. Quello che fa il mercato lo guardano certe macchinette, tipo,
entrano negli orari giusti delle 10, fanno magari quello che devono fare. La candela delle 10, ecco, magari adesso torna giù, anche l'H1, anche il minuto, benissimo, perché se questo qui è il ciclo 1, il ciclo 2 non è andato a fare il nuovo massimo, quindi da questo punto, a questo punto qui, se mi torna qui sotto, starei con voi ore per farvi vedere tutta l'operatività che faccio, però non mi pagate, quindi non lo faccio. No, non ho tempo, scherzavo. Questa zona qui, se è questo veramente il ciclo 1, come dice Peppe, come potrebbe anche essere, se diventa ribassista, vuol dire che il ciclo 2 non ha fatto un nuovo massimo. Va bene? Quindi da qui ancora meglio, perché da qui potrebbe scendere ancora di più, oltre il 50%. Quindi anche quando vi va male una cosa, la dovete vedere. Poi ho avuto anche la fortuna di entrare sulla 3.000 dollaro, che non ho visto. Me la sono messo accorto dopo, adesso è tornata dentro nel canale, ragazzi, sta facendo quello che deve fare. Take profit al 50% sul minuto dell'euro-dollaro, sì e no, perché si fermano sui livelli. Se rompe questo minimo qui che è il 61, il 50% dipende da quando lo fa. Se lo fa quando il ciclo è già abbastanza oltre, quindi se lo fa così, certo che si prende profitto, ma se me lo fa così adesso, tengo ancora perché c'è ancora spazio. Va bene? Ci sei? Peppe, Peppino? Poi ci vuole un po' di sentiment, ok? Questo adesso faccio così proprio per darvi l'idea di quello che faccio io durante il trading. Questo potrebbe essere il mezzo ciclo. Quindi anche questa, prima gamba, seconda gamba, terza gamba, se non mi vai qui sotto, devi andare qui sotto. Quindi cerco ancora di controllare. No, ho un po' di paura che mi scappi tutto a rialzo, che oggi dovevo chiudere i 1.000 euro di perdita, ma non... chiudere i 1.000 euro di perdita cos'è? Devi far conto che chiudi 1.000 euro di guadagno in meno di ieri. Ieri nei dati ho fatto 700-800 euro, anzi forse ho fatto anche 1.000 euro contando i due conti, no? Ah, li ho fatti sicuramente. Quindi i dati ieri come se non li avessi tradati, perdo 1.000 euro, ma non è... No, ricordatevi sempre che non esiste la perfezione, neanche nella perfezione nelle performance. Trasmetto sicurezza. Va, grazie, grazie a te. Ti scrivo, attimo. Scrivo a mia figlia se sveglia. Ok, vediamo un attimino se coincide, no, in questo caso. 11 minuti vi lascio. Sì, vabbè, io ne ho diversi di figli, Gianni. Ne ho tanti, ne ho fatti tanti. Ma no, non è tranquilla questa di 15 anni. Ancora è appassionata ancora di Harry Potter, secondo te, quindi per fortuna. Ieri l'ho portata in giro con la moto. Ok, si è svegliata. Mi sono andato con la moto, quella da strada. Se lo sa la mamma, mamma. Vado a fare un giro in autostrada, sei arrivata, sei i capelli dritti. Ma vado tranquillo, non lo farei mai a metterla in pericolo. Allora, vedete, la sterlina dollaro e l'euro dollaro sta salendo, guardate, ha fatto un nuovo massimo. Ci sta perché c'è ancora questo pivot. Dai. Cinque minuti vi lascio. Anche la sterlina, anche no, questo è l'euro dollaro, quindi mettiamo qui così vedo entrambi. La sterlina dollaro anche sta cercando di salire e non mi piace tanto, però ancora tutto in regime, eh? Ci sta, siamo ancora nei primi 15 minuti della candela delle 10, quindi ci sta. Quante volte mi hai visto i ritiri delle candele che si rimangiano tutte? Quindi non mi faccio, se mi facevo prendere ieri dal panico, non facevo questo short non lo facevo, vedete, ieri praticamente il mercato è rimasto così, è andato a toccare il pivot sulla sterlina dollaro qui e poi è ripartito, anzi mi sa che il pivot l'ha toccato, no, l'ha toccato qui, poi è ripartito al rialzo e l'ha ritoccato di nuovo il pivot, quindi doppio test ieri.
attenzione, euro-dollaro non riesce a toccare il pivot. Vediamo se ritorna dentro nel canale e vediamo anche la stringa dollaro sul minuto. È vincente fare il trading così perché è bello, hai sempre qualcosa da controllare. Notate che sul grafico io ho rapportato tutto quello che faccio. Ho notato, mi tengo come registro di quello che volevo fare. Ok? Adesso statisticamente siamo rialzisti, vediamo se riusciamo a ritornare, a retrocedere. Anche qui, da questo minimo qui a questo massimo qui, che lo usiamo adesso come nuovo Fibonacci, vedete che dove si è fermato? Sul 50%. Ok? Anche questo è un motivo. Non mi piace, sai che vi devo lasciare con. Poi lo sapete voi quando guardate il grafico tra un paio d'ore se ho avuto ragione o se ho avuto torto. Non ho visto neanche che era una sterlina dollaro, vedete quanto ero concentrato, non ho visto neanche sterlina dollaro. Comunque, in ogni caso, siamo già oltre la metà, quindi anche se ho dei long aperti e sto cercando sul ciclo 3 il punto 5, poi mi basta capire quanto c'è di ritracciamento. Certo che se prendevo lo short più in là, lo prendevo adesso, era meglio. Adesso prendo uno short, adesso qui non so, non lo prendo più perché sta partendo troppo forte, rialzo. Secondo me ci sarà un bel ritracciamento tra un pochettino, quindi lo lascio ancora correre. Tutto in tempo reale, la campana gaussiana ormai ha trovato il suo max caos. Questo qui che vediamo qui è il secondo max caos. Qui sopra non ci deve andare, quindi deve tornare come minimo sotto qui. Se torna sotto il pivot, scaturisce la fase ribassista. Okay? Questa è la fase più importante perché tra 2-3-4 minuti, quindi tra 2-3-4 candele sul minuto, se non sei andato a farmi nuovi massimi, mi rimane conferma questo qui come secondo max caos. Molto importante. Correlazione delle due coppie in questo caso, andiamo a vedere che l'ho messo qui apposta per vedere, il dollaro yen è debole. Ok? 2 minuti vi lascio. Il test del pivot sta cercando il max caos euro-dollaro. Dai, dai, che ce la facciamo. Non mi fate prendere dal panico, ragazzi. Al limite si chiude qualcosa in perdita oggi, non c'è problema. Magari quando avete la perdita. Sto perdendo 700 euro adesso. Se magari vedo che la perdita è 400, chiudo 400, sono 300 euro guadagnati. Anche se sono persi, ma sono guadagnati lo stesso perché ho ristretto la perdita. Eccolo qui. Dai, quindi il max caos logicamente viene aggiornato ogni volta. Niente, sale. Bene, io vi devo lasciare, finito il tempo. Per chi vuole sentirmi dopo allora fammi leggere, potrebbe però averla fatta salire sopra il pivot per prendere gli stop loss. Potrebbe tutto, ma potrebbe anche essere che ha incalzato un trend rialzista da ieri dopo i dati o della Fed, che ne so io. Quindi non ti saprei dire, in questo caso andare a prendere gli stop loss, sì, da questa zona qui, ma sono le 10, quindi secondo me la candela delle 10, che è questa qui, sembra chissà cosa, guardate, questa candela qui che sembra chissà cosa sono 8 pips. Ok, perfetto. Ok, ragazzi, io vi ringrazio della partecipazione, siete sempre gentilissimi a sentirmi. Alle 10:45 c'è il prossimo webinar, se qualcuno mi vuole seguire mi mandate su Skype un ciao ciao e io vi metto il link. Ok? Grazie a tutti, a dopo, ciao ciao.